Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Per le feste di Natale mia moglie ha deciso di acquistare un po' di puzzle in legno, molto belli tra l'altro, tagliati al laser, e i puzzle sono già stati realizzati e sono rimaste le scatoline che li contenevano. E devo dire che non sono affatto male come scatoline. Vedendole ci è venuta l'idea di utilizzarle per creare una piccola cassettiera per minuterie da banco, appunto riciclando queste scatoline e con un po' di legno recuperato dai pallet, vediamo di costruire la struttura. E secondo me può venire fuori un progetto carino che volendo potete anche replicare per tenere ordine nei vostri garage. Quindi andiamo a vedere come lo costruiamo. Ovviamente le scatoline hanno una parte interna e una parte esterna e per quello che dobbiamo fare noi dobbiamo tenerne conto. Quindi sicuramente non possiamo costruire una cassettiera unica, ma dobbiamo farne due perché l'interna è più piccola dell'esterna, quindi l'ingombro è diverso. Andremo quindi a costruirne due che avranno dei montanti che molto probabilmente recupereremo da queste assicelle che andremo a unire insieme. E per far scorrere le scatoline all'interno abbiamo già dei listelli che sono usciti dal rifilare le assi che abbiamo già utilizzato. E visto che qua non si butta via niente se non al massimo nel fuoco, le avevamo da parte perché pensavo che potessero tornare utili e le andremo a utilizzare appunto come delle specie di guide per i nostri cassettini. Ed è proprio dalle guide che ora incominceremo, quindi andremo a tagliarle a misura sull'utilizzo delle nostre scatoline. Quindi abbiamo una serie di listellini che sono molto simili tra di loro ma non uguali. Quindi ne prendiamo uno che ci farà da misura sia per la larghezza che per lo spessore, impostiamo su di quello la guida laterale della seganastro e li andiamo a ripassare tutti quanti in modo da avere la certezza che poi usciranno tutti uguali. Quindi, una volta scelte le nostre tavolette, le andiamo a tagliare alla dimensione corretta per ricavare i nostri montanti. Ci mettiamo un riscontro così siamo sicuri di fare i tagli tutti quanti uguali. E adesso andiamo a ricavare da queste tavolette già larghe a misura sia la base che il coperchio delle nostre cassettiere. Ora ci tagliamo i listellini per crearci le nostre guide per i cassettini. Ovviamente ne tagliamo una, poi dopo con un riscontro le taglieremo tutte uguali. E quindi siamo pronti a incollare il tutto e a fissarlo anche per tenerlo insieme con la fissatrice della Vigor, la colla della Vinavil. In questo caso useremo legno extra. Utilizzeremo i listellini per far scorrere i cassetti, ma anche per tenere insieme fino a che non fa effetto la colla i due listellini che faranno i montanti laterali. Utilizzeremo invece dei chiodini per unire la base e il coperchio.
Ed eccole qui terminate, molto funzionali. E non sono neanche male esteticamente. È quasi un peccato utilizzarle per metterci minuteria da usare in laboratorio. Però la prima cosa che mi è venuta in mente di metterci sono le rondelle che ancora non avevo sistemato da quando mi sono trasferito. E per dire possiamo fare una cassettina con le rondelle grosse e una con le rondelle medie e una con le rondelle molto piccole. Così quando dovremo andare a fare un lavoro, visto che è anche bianco e di cartoncino, possiamo scriverci sopra matita quello che c'è all'interno e lo troviamo subito. Ora io ho molte rondelle da parte, quindi ci metterò sicuramente un po' per sistemarle tutte. Qualche altro cassetto può essere utilizzato per i dadi, per esempio. Anche di questi ne ho parecchi e posso suddividerli, per esempio, in M4, M6, M8 o quello che sono le varie misure. Così da trovarli anche più facilmente. E via dicendo fino a riempire tutti quanti i cassettini, che sembrano tanti, ma in realtà si riempiono alla svelta. Ebbene amici, anche questo video è terminato. Si è trattato di un progetto di riciclo estremo perché abbiamo riutilizzato assi di pallet, scarti degli scarti di un altro progetto per le guide e queste scatoline che erano destinate ad essere buttate dopo aver utilizzato il loro contenuto e invece così facendo torneranno a essere utili ancora per un bel po' di tempo. E devo dire che nonostante io non abbia curato granché l'estetica, a me non dispiacciono nemmeno esteticamente. Se anche a voi questo progetto fosse piaciuto, ricordatevi di lasciarmi un mi piace, fatemi sapere anche in un commento che cosa ne pensate, condividete il video con i vostri amici che magari hanno bisogno di una cosa simile o hanno comunque delle scatoline che non sanno cosa farsene, quindi possono trovare ispirazione per riciclarle. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. E a me non resta da fare altro che salutarvi e augurarvi buon fai da te a tutti.